soggetto. Il pensiero non è altro che ciò che l'uomo declama, soprattutto di se stesso, poiché ciò che egli declama degli altri è sempre in funzione a se stesso. Perciò il pensiero è ciò che l'uomo pretende di rappresentarsi come conoscenza, come ricordo o come protagonismo futuro, ed è quindi ciò che l'uomo mira a raggiungere o ciò che l'uomo pretende di aver compreso, o ciò che l'uomo pretende di esporre agli altri nel momento in cui è chiamato in campo con il proprio cervello. Il pensiero è in contrasto con la realtà, poiché dice ciò che la realtà non è. Per esempio, il pensiero vi fa pensare: io so che quell'animale si comporterà così, ma nulla aggiunge alla realtà il fatto che voi abbiate compreso il comportamento di quell'animale. E allora nulla serve all'uomo la sua conoscenza che, pur riuscendo lui a volte a piegare le leggi della natura o riuscendo solo per certi aspetti a trasformare le leggi, è tale solo per se stesso e non è conoscenza per la realtà. E allora il pensiero è solo l'affermare: io padroneggio me stesso, gli altri, gli animali, le piante, i minerali. E questo padroneggiare fa parte del pensiero che invischia l'uomo, che quando conosce pretende. Pretende da sé, pretende dagli altri, pretende dal mondo, mentre quando l'uomo non conosce, si ritira. È questo il pensiero.